Ragazze, oggi spacchetteremo insieme la Beauty Box di Look Fantastic di ottobre 2019. Allora, innanzitutto la box questo mese è di questo viola intenso e non so se si vede in video, però il bordo e la scritta laterale sono olografici. Andiamo a vedere il contenuto della nostra box. Allora, innanzitutto abbiamo la scritta. Stars can't shine without darkness. Qui abbiamo il libricino che ci mostra il contenuto della box e dei consigli beauty e novità. Solitamente in questo libricino c'è un'anticipazione della box del mese successivo, ovvero quella di novembre, e questo mese lo spoiler è un burro corpo ricco di vitamina E e argan e si chiama Espa Smooth and Firm Body Butter. Questo qui. Passiamo al contenuto della box, però. Allora, al solito io utilizzerò il libricino per descrivervi il contenuto, perché non sempre conosco i prodotti che sono all'interno della box. Abbiamo il numero di L di questo mese, poi è un po' storto il contenuto della box, eppure al contrario, quindi giriamola e apriamo insieme. Allora, vediamo, tocco qualcosa, quindi tiro fuori questo. Ok, allora, questa maschera era l'anticipazione dello scorso mese. È una maschera viso, è una maschera in tessuto, la marca è questa, ok. È una maschera viso con acido ialuronico e olio di arancio, credo. Poi andiamo avanti. Un lip balm, quindi un burro cacao shimmer della IOS. Sono riuscita finalmente ad aprirlo. Allora, il colore è Pearl. Si presenta così. Apriamolo. Il profumo è molto buono, molto delicato. Vediamo se si vede qualcosa. Infatti sì, dà un lievissimo tono perlato, che purtroppo in video non rende tanto, però certo è pur sempre un burro cacao, quindi non può essere una cosa molto marcata, però è perlato, sì. Passiamo al prossimo prodotto, ripongo questo. Allora, abbiamo qui una mini size di The Balm di Alternative Rock. Vediamo come si apre. Semplicemente così. Ok, credo sia un ombretto. Sì. È molto morbido, come gli altri ombretti di The Balm che ho provato. E il colore è questo. Un grigio quasi lilla, metallizzato. Poi andiamo avanti. Abbiamo una spazzola scioglie nodi, suppongo, di Tangle, mini della Wet Brush Pro, marca che non conosco, però questa sicuramente andrà in borsa. È dello stesso colore della box, praticamente in tinta. E le setole sembrano essere molto morbide. Poi abbiamo un pennello. Eccolo qua. Quindi un pennello da sfumatura angolato. Allora abbiamo un
pennello della Look Good, Feel Better. Vediamo come sono le setole. Le setole sono morbidissime, proprio morbide. Vediamo come scrive con l'ombretto appena ricevuto. Sì, mi piace. Mi piace molto come applica gli ombretti, guardate. Cioè, rispetto allo swatch fatto qui col dito, direi che il colore rende molto di più con questo pennello. Ottimo, ottimo. Questo lo uso sicurissimissimo. Poi andiamo avanti con quello che sia, credo, l'ultimo prodotto, sì. Allora, Polar, questo marchio già la conosco, e questa è una crema mani. È sigillata, per ora non l'apro perché ne ho un'altra in uso, però non appena la finisco avrò questa come backup. Allora, la box di ottobre, è questa, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima box, ciao ciao!